a questa inaugurazione. Già di qua. Francesco c'è? È fuori, Laura. È fuori. Adesso arriva. E abbiamo l'onore, il piacere di avere con noi Orozzi, Federico, che ci delizierà con qualcosa di particolare. Sentiamo cosa. Allora, buonasera a tutti, il nome è Federico, l'attività è la pasticceria Orozzi. In realtà ci sono solo io, ma presenti su questo tavolo sono tre aziende. Quindi noi che abbiamo prodotto del gelato, del fior di latte, poi vi è l'associazione Campo delle Rose, che ha messo a disposizione le rose all'azienda agricola di Massimiliano Biagioli, che ha fatto quindi uno sciroppo con estrazione quindi dell'olio essenziale delle rose, quindi uno sciroppo aromatizzato alla rosa. Questa era, diciamo, una proposta fatta nell'ambito della festività di Santa Rosa, e quindi abbinata ad alcuni prodotti. Poi non è qui presente, ma ci sono dei petali che sono stati canditi, con questo abbiamo fatto anche il pane Santa Rosa, aggiungendo quelli che sono gli ingredienti che solitamente si utilizzano. Abbiamo fatto una variante per quest'anno come novità, proprio per allargare quelle che sono le varie offerte pertinenti alla festa di Santa Rosa. Quindi questa sera andiamo ad assaggiare del fior di latte con un po' di sciroppo aromatizzato, quindi a petali di rosa, e un petalo di rosa candida. Il gusto, diciamo, è abbastanza delicato, quindi non è un qualcosa di estremamente forte, ma è gradevole. Al nostro riconoscimento nei suoi confronti, perché l'abbiamo sempre chiamato, è venuto gratis, quindi Giulio La Rocca, io però praticamente è Giulio, tu sei il fiore, eccolo, lo metterai al negozio. Grazie a Giulio, grazie a tutti voi, grazie a professor Chiosi, io ho soltanto per ricambiare con la grazie, se me ne davi tu, guarda, sono preciso. Grazie mille. Eccomi, no, già, alla foto è una ripresa, scambiatevi, non dico niente, ditemi qualche cosa di che l'ami, non lo so, l'occhietto.